La richiesta è che le aree sportive restino libere, restino libere per i cittadini. Io mi immagino quel bambino che un giorno con la palla sotto al braccio si reca al campo sportivo, non trovi un cancello chiuso. Sono state così raccolte 2.300 firme di cittadini che hanno deciso di appoggiare la petizione promossa dal Comitato Spontaneo di Villa Severi, che chiede a gran voce all'amministrazione che il parco non diventi soggetto a bando di concessione a privati. Siamo stati allertati un po' di tempo fa per l'intenzione del Comune di mettere a bando l'area sportiva di Villa Severi, che attualmente è libera di libero uso ai cittadini. E nello stesso tempo eravamo preoccupati per la condizione di manutenzione sia del parco che della villa, che in questo momento è di proprietà della provincia. Quindi come gruppi di cittadini ci siamo mossi. Abbiamo ottenuto un riscontro che va molto, molto oltre quello che ci aspettavamo. La raccolta firme adesso è stata consegnata al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e al presidente della provincia Alessandro Polcri. Le richieste sono di lasciare di libero accesso nel momento in cui non ci sono gli allenamenti, quindi diciamo tutti i pomeriggi e tutte le mattine, il campo sportivo e il campo da basket, di libero uso di tutti i cittadini, tutte quelle persone che vogliono fare attività sportiva senza dover pagare una scuola o di calcio o una scuola di basket. In più il parco di Villa Severi ha bisogno di una buona manutenzione.